è arrivato il momento di agganciare il nostro rimorchio. Ivona ha trovato il numero di rimorchio, che è il nostro 1787, come potete vedere. Adesso Ivona ci spiegherà un po' quali sono le manovre che si devono fare per agganciarlo. Qui Ivona sta agganciando il rimorchio. Sì. Questi cavi. Yes. Sì. Can you explain me what are you doing? Nothing. Nothing special? Adesso Ivona sta alzando i fermi del rimorchio, così possiamo muoverlo. E in realtà ancora dobbiamo controllare che il carico sia assicurato. No, no, I can help you. Ivona mi chiede aiuto, ma io devo fare il giornalista, non sono venuto qua per lavorare. E poi mi diceva Ivona che controlliamo appunto il carico, se è messo in sicurezza, se è tutto regolare, facciamo un check al rimorchio e dopodiché siamo pronti per partire. Ok, il nostro carico mi ha detto Ivona che non è messo in sicurezza, quindi adesso dobbiamo procedere per mettere in sicurezza il carico. Come potete vedere Ivona è molto contenta. Are you happy? No. Ivona non è contenta di questa bella notizia, quindi il nostro viaggio inizia con un lavoro interessante da fare. Dovremo aprire il camion e il rimorchio e poi mettere in sicurezza tutto il carico con le cinghie. Adesso Ivona poi ci mostrerà come si fa. E in quel caso vediamo di dargli una mano, vediamo se faccio il buono. Adesso abbiamo inserito i dati del nostro rimorchio nel sistema e ci spostiamo per andare a mettere in sicurezza il carico. Come vedete Ivona è contentissima di questo. Yes, yeah. Very happy? I'm very happy. Di accontentare. Sei contenta? Io sì. Now we can move, but... Adesso stiamo aspettando che tutto il sistema di aria compressa, dei freni e le sospensioni del nostro rimorchio entri in pressione, quindi dobbiamo aspettare che tutto, infatti i cavi che abbiamo visto prima che Ivona ha collegato servono proprio per questo, perché tutto il sistema è pneumatico. Ok, Ivona si è cambiata ed è pronta per farci vedere come si apre il camion. Mi ha detto che oggi si sente un po' timida, ma piano piano sarà sempre più divertente. Gli ho promesso che le do una mano. Come potete vedere, il nostro carico non è in sicurezza, quindi è molto importante che lo stesso venga assicurato. Diceva anche Ivona che ci sono paesi come il Belgio che sono molto attenti a questo aspetto, mentre in Francia e Spagna diciamo che c'è un po' più di libertà. Yes. Quindi adesso andiamo dall'altro lato perché dobbiamo aprirlo in tutti e due i lati. Mi diceva appunto che in Francia e Spagna questa attenzione manca, in Italia credo che possiamo anche dire la stessa cosa, lo vedremo eventualmente più avanti. Adesso, una volta aperto il camion, saremo in grado di metterlo in sicurezza e saremo pronti per partire. Abbiamo un piccolo problema con questo sistema di aggancio che è tutto arrugginito, quindi adesso Ivona cercherà di sbloccarlo, altrimenti non riusciamo a mettere in sicurezza il carico. Niente, dopo vari tentativi abbiamo provato anche insieme, niente, non c'è speranza di poter sganciare questo sistema di aggancio del telone e quindi adesso Ivona è andata a chiedere il supporto dell'assistenza tecnica. Abbiamo chiesto il supporto qui, adesso vediamo
un po' di... Abbiamo scelto il più grande che c'era nella zona, quindi se non ci riesce lui non sappiamo come fare. Questo alla fine è un po' anche qualcosa che mette in evidenza come non sempre tutto va per il verso giusto e quindi bisogna perdere tempo, trovare un po' la soluzione. E anzi qui siamo in una grande azienda dove c'è tanta gente, pensiamo al singolo camionista che magari per strada deve riuscire un po' a... Oh, forse ce l'abbiamo fatta, con un po' di buone maniere, forse, ci siamo... no, ancora non va. Certo che se non ci riesce lui che pesa 140 kg non ci potevo riuscire mai io. Adesso dobbiamo andare a eliminare tutti questi traverse di legno e poi mettiamo in sicurezza il carico, visto che siamo riusciti finalmente a bloccare tutto il telone. Ok, quindi adesso Ivona ha preso tutte le cinghie di sicurezza, le sta passando da una parte all'altra del camion perché dobbiamo mettere in sicurezza tutto questo carico. Stiamo trasportando mangime per animali di una grande azienda internazionale e quindi Ivona sta passando una ad una tutte le cinghie da una parte all'altra e poi le dovremo agganciare. Ivona passa queste cinghie in questi speciali agganci, un aggancio diciamo a cricchetto, e così è in grado di mettere in sicurezza il carico stringendo con forza. E tutto questo lo dovremmo fare per tutte le altre cinghie, saranno una dozzina circa. Adesso che abbiamo messo in sicurezza tutto il carico, Ivona ha chiuso il telone e procede alla messa in sicurezza anche del telone stesso, che deve essere ben stretto. C'è questo piccolo cricchetto pure che serve per tendere il telone. Yes, ecco, Ivona ci sta facendo vedere come si lava le mani un camionista. Yeah. Qua abbiamo il sapone, la tovaglietta. It's like a 5-star hotel. I don't understand. It's like a 5-star hotel. No? Yeah.